Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato di... Tele Durazzo! Proprio così, cari amici, miro un passimo a tutti e benvenuti al primo show quiz Italo Albanese! Ciao a tutti! E allora l'ho fatto apposta, non spostare la Uno Bianco di fronte a Carei! Guardi che la Uno Bianco non è la nostra, come glielo devo dire? Dillo con un fiore. Sì, io con una palla d'acciaio glielo direi, guardi. Insomma, allora questa Uno Bianco non è di nessuno. Non è la nostra, certamente non è la nostra. A chiunque chiedi, non è la mia, non è la mia. Qualcuno deve aver pur comprato questa macchina della Fiat. Non è che la Uno Bianco da Torino se ne viene da sole da queste parti. Guardi, si informi, vedo un po' le cose sue e mi faccio proseguire il programma che oggi, cari amici, è veramente speciale. Abbiamo la vogliamo spostare questa Uno Bianco, almeno a una mano da quella parte. Ma guarda, ma se proprio lei non è capace, ma si organizzi, che ne so, mette a folli il cambio e spinge, veda lei, insomma. Non è possibile più. Perché non è possibile più? Si sono fregato la leva del cambio. La leva del cambio? La leva del cambio. E lei dove era quando si portavano questa benedetta leva del cambio, buon uomo? Niente, siccome avevo notato strani movimenti intorno alla freccia destra, mi ero concentrato solo sopra quel punto, ci ho sellato la leva del cambio. Mo, devi darmi le lire, devo comprare una ricetta. Guardi, no, mille lire, non continuiamo come le altre volte, che io non ci do una lira a lei, cari amici, scusa. Devi dare 10.000 lire, metto a posto il libretto sanitario. Ma se non ho 1.000, come faccio ad avere 10.000? Oh! 100.000 lire vado direttamente dallo specialista senza passare dalla Senta, Augusta. Lei se ne deve andare direttamente da dove è venuta, capito? Esca fuori da questo studio, cari amici! Rimanete in contatto con noi, era solo un piccolo problemino iniziale, perché adesso il programma comincia per davvero con i resti dell'orchestra del Teatro Petruzzelli! Meglio la finanza a casa. Ragazzi, bravi, oggi mi avete fatto proprio scatenare. Peccato che fino alla fine vi incateno però, buzzurri! Amici a casa, invece voi come al solito vi siete nuovamente sintonizzati sulla postazione quiz, dove sto per presentarvi i concorrenti della puntata! Orsù, fuori i concorrenti! Eccoli qua, più belli e splendenti che mai! Ehi! Alla mia sinistra abbiamo ancora una volta il signor... Romano Baggio. Giocatore della grande Juve. Juve. Bene, cosa ci dice oggi, signor Romano Baggio? Sente, per piacere, oggi lasciami stare perché voglio stare troppo concentrato, perché giovedì abbiamo la partita con il Saint Germain. Ah, è vero, giovedì ci avete la finale, è vero. Il mister ci ha detto chiusura stampa. Silenzio stampa, deve fare silenzio stampa, proprio fissato proprio. Senta, signor Baggio, come andate a Parigi per questa grande finale? Con la 500 di La 500 di Kohler? Sì. Caspita, chi siete in macchina? Va Kohler, io accanto, poi va l'altro Dino Baggio, poi lo va Bergomi, Zenga, Robin Sosa. Manca un altro? Siamo sei. Appunto, manca un altro, chi ci mette poi? Siamo sei nella 500. Ho detto, Kohler. Lei? Io. Dino Baggio. L'altro Baggio. Robin Sosa. Zenga. E Berti. Berti, sì. ci mancava Berti, ho capito. Bene, in Zen la 500 è andata a Parigi. Sì, perché si fa. E quelli sono tutti i giocatori dell'Inter, che vengono a fare a Parigi? Ma noi dell'aiuto dobbiamo giocare, quelli ci dobbiamo guardare come si può a giocare. Ah, quelli vi guardano, vi vengono a vedere? Sì. Va bene, torni a riscaldarsi, torna a fare allenamento. Senti, lei del pallone, dello sport non capisce niente. Capisco io. Capisce lei, non mi faccio uscire dai gangheri. Oggi quel pallone maledetto.
Bene, e passiamo al secondo concorrente, che è il signor... Giacinto Casanova, buongiorno. Ecco qua, un altro miracolo piombato nella nostra trasmissione. Lei è playboy. Sì, sono un playboy, del bene. Resto. Come va, come va? Beh, va benissimo, direi va molto bene. Questa trasmissione sta riscuotendo un grossissimo successo. Guardi, di pubblico. Lasciamo stare i salamelecchi, ha capito? Tanto io so che lei vuole fare la dichiarazione, la faccio e ci togliamo il pensiero, coraggio. Vabbè, io... Smetta a fare anche il lecchino e non è il caso proprio. Allora... Coraggio, faccio questa dichiarazione. Beh, questa dichiarazione d'amore è un po' dedicata a tutte le donne un po' indecise nel rapporto con il proprio uomo. Donne indecise nel rapporto col proprio uomo? Sì. È sua questa... Sì, questo senz'altro. Ecco, Capuano ha già fatto l'atmosfera, si sbrighi, bellissimo. Faccio la dichiarazione e andiamo avanti, coraggio. Posso vada, leggerla? Vada, vada, la leggo. Vada. Io non posso stare fermo. Scusi? Prego. È sua questa... Sì. Figura? Sì, sì. Con le mani... Nelle mani. Tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare. E non me la scordo io! Non me la scordo! Che non è questo il modo di fare le dichiarazioni copiando in giro? Si vergogni! No, ma io non ho copiato! Si vergogni, si penta! Penta! Sembra il Elton John ingrassato di 50 kg, sembra lei! Un mostro! Lei è brutto! Non può essere un playboy! Mostro! E zitto! E zitto pure tu! Zitto tutte e due! Caro Spida! Troppa confidenza! Ha ragione però lui, scusa. Va bene, cari amici, allora a questo punto, dopo la solita chiave di presentazione, passiamo al momento clou del programma, il momento dedicato al fascino in compagnia della valletta Ciro Sciuffino. Ciro, ciao Ciro, come va? Bene. Ti sei stancato? No, per niente. Meno male, bene, bene, bravo. Sempre più catramosi questi capelli. Vogliamo Ciro. Andare anche noi a Parigi nella 500? Sì, magari andiamo insieme a tutti quanti loro, che c'è posto. Sì, mi hanno invitato. Ma lascia stare, Ciro, pensa a fare il tuo lavoro, vai Ciro, vai. Ma con idea si può avere. Bene, cari amici, allora a questo punto siamo passati alla prima domanda quiz, una domanda di TV giornali. Tenevo catramo sui capelli, tenevo. State vedendo una delle rubriche più interessanti della Gazzetta del Mezzogiorno, dalla A alla Z. La rubrica che insieme a quelle di Mirabella e all'opinione col banfo di Maurizio Costanzo rappresenta il punto di forza del giornale di Gorgiù. E questo chi è, Ciro? Questo è l'autore, Beppe Azzarita. Vedete? Si è messo una maschera in faccia. E questo invece? Questo ha appena terminato di leggere la rubrica di Beppe Azzarita. E adesso la domanda, scaffessi di concorrenti. Vogliamo sapere da voi su quali altri autorevoli giornali scrive Beppe Azzarita? Giacinto Casanova. Sul calendario di Frate Indovino e sul bollettino di Sant'Antonio. Risposta esatta! Bravo! Bravo Giacinto Casanova che estrae il suo sacchetto e la posizione a questo punto è di 1-0. Una bella panoramica. Zabaggio, proprio un bel completo, complimenti. Fatto con un bel due bottoni. Gessetti proprio, tutto. Bello, bello, proprio sera. Bello. Buonasera. Scusi, di nuovo le poesie per caso? Dunque io oggi non volevo venire. Come mai invece ci ha fatto la grazia di tornare, bel giovane? Niente, stavo a casa a un certo punto, ho pensato. Loro non possono vivere senza poesie. Guardi, noi la ringraziamo per il pensiero, noi staremo male, ma se lei non viene, noi non ci offendiamo. Mi piace. No, viene per rispondere, non per altro. Mi piace. Scusi. Dalla mia seconda raccolta di poesie dal titolo
La tua bellezza è intatta anche dopo l'autopsia? Vado a recitare i versi di... E mi copristi il sole. Prego, prego, faccia pure. Per piacere. Ti gettasti dal balcone e mi copristi il sole. Urca! Caspita, molto bella come poesia, oserei dire crepuscolare. Bene, desidero, per piacere. Mi fa parlare. Con la prossima lirica salutarvi. Sì, salutiamoci che è meglio, guarda. E affinché possiate trascorrere le prossime 24 ore che vi separano dalla mia prossima apparizione in profonda meditazione, speriamo. Mi accingo a leggervi frammenti di un frontale. Caspita, che titolo! Che piacere. Hai sporcato il guardrail di rosso. Il femore con la tibia sono più in là, nel fosso. E ancor più in là giace, sulla strada bagnata, la tua scatola cranica non più confezionata. A domani. Sia bene, a domani, vada, vada, vada pure. Ci verrà l'orticario, sono mazzo. Scusi, presenti lei la pubblicità, scusi. Questa è la camera, pubblicità.